Siamo di nuovo sotto al comune, ancora una volta accampate alcune persone sempre per lo stesso problema, la grande emergenza lavoro. Perché siete tornati qui oggi con questi striscioni, manifesti di protesta, vergognatevi, non mantenete le promesse? Per le promesse di lavoro che il signor sindaco Bartolomeo ci ha fatto, che ultimamente ci aveva detto che ci poteva mettere solo a lavorare individualmente. Oggi ci troviamo ancora sotto il comune perché non è stato fatto niente, solo chiacchiere. Da quanto tempo aspettate? Sono anni e anni che aspettiamo, questa è sempre la stessa canzone. Ma già dalla campagna elettorale iniziò questa serie di promesse di lavoro? Sì, sono state fatte promesse per scambi di voti, dicendo non vi preoccupate, votate a Sandro Bartolomeo che vi mette a lavorare, non ci sono problemi. Addirittura io potevo scegliere dove andare, se a Tombe di Cicerone, Parco dei Cultis, Giardinetti. Chi le ha fatto questa promessa? Maurizio Tallerini. Per nome del sindaco? Sì. Quindi già in campagna elettorale. Sì. Poi le promesse sono continuate nel corso dei mesi? Sì, nei corsi dei mesi sono continuate, dicendo non vi preoccupate che vi metto a lavorare, vi sistemo qua e là. Alla fine ci ha fatto fare 3 mesi e mezzo di lavoro con una ditta Iris che appartiene alla Cofeli. Dopo 3 mesi e mezzo, l'anno dopo ci ha fatto fare 1 mese con Lino Pace. E tant'è vero che ci troviamo in mezzo alla strada. Dopo che eravamo sempre 10 persone a lavorare comunque. Oggi siete di meno però. Oggi siamo di meno perché un paio forse vanno a lavorare e gli altri stiamo sotto qua. Qualcuno non è venuto perché forse non gli serve più il lavoro. Però noi siamo sempre i soliti che stiamo sotto qua. Per le sue promesse di Sandro Bartolomeo. Dove sono andati questi due che stanno per trovare un'occupazione? Dovrebbero andare con Furla, però ancora non ci sa niente. Tu mi dicevi che addirittura ti era stato fatto firmare avviare una procedura attraverso un'agenzia del lavoro interinale. Sì, mi hanno fatto spedire un curriculum a un'agenzia interinale, imprese di pulizie, che mi sa appartiene a San Roma, sempre appartenente alla Cofeli. È che dal 1 febbraio io devo scendere a lavorare perché io con questa ditta non ho nessuna denuncia fatta. Tanto è vero oggi mi trovo ancora qua. 2 settimane fa mi è stato detto che sono una persona nuova e ci sono problemi per andare a lavorare. Ma quindi voi sareste dovuti essere integrati dalla Cofeli? Sareste dovuti essere presi a lavorare con la Cofeli? È una ditta, una cooperativa che appartiene sempre alla Cofeli. Ah, quindi attraverso una cooperativa che appartiene che lavora per conto della Cofeli, sì. Con la quale il comune di Formia ha un appalto milionario, diciamo. Sì. 2,5 milioni, perché 2 milioni l'anno scorso erano pochi, ora sono diventati 2,5 milioni. Da 18 persone che la Cofeli doveva tenere a lavorare, ce ne sono 3. Ecco, ma in questo tipo di procedura attraverso agenzia interinale, attraverso inserimento nella ditta Cofeli ci sono delle anomalie dal punto di vista occupazionale? C'è una procedura che si può fare? No. O a voi a questo punto non mi interessa perché poi alla fine basta che lavorate? A noi non ci interessa, a noi basta che ci fa lavorare. Che mantiene le promesse. Tutte le cose che lui dice, a me non mi interessa niente, i dirigenti non vogliono firmare, ma quando è mai? Ma forse sono parole sue che si inventa lui. Che da sempre la colpa ai dirigenti che non vogliono firmare, tant'è vero, ma mette a 3 mesi a tutti quanti nell'agenzia interinale con l'immondizia che non hanno cacciato nemmeno un euro, ci mette là dentro a 3 mesi alla volta tutto qua e ci può faticare, siccome che non ci vuole far lavorare e non ha nemmeno il coraggio di dire non vi voglio far lavorare, punto. Ma voi lo avete votato quando vi hanno promesso che avreste avuto un lavoro? Sì che l'abbiamo votato, come l'abbiamo votato? La campagna elettorale. In che modo? Attaccando manifesti e chiedendo voti alla gente. Gratis? Sì. Che cosa avete fatto negli ultimi mesi? Dall'ultima volta che vi siete accampati qui credo sia passato circa un anno, no? Forse sì, era di questi periodi. Abbiamo fatto un mese di lavoro. Che ci ha fatto smontare la tenda. Smontate la tenda che vi do 4 mesi di lavoro. Quale tenda? Questa tenda qua. Questa è stata montata già a luglio. A luglio dell'anno scorso. Tanto è vero mi aveva chiamato che mi aveva promesso che mi sistemava con Lino Pace se non c'avevo nessun problema. Infatti io non ho nessun problema con Lino Pace. Ha detto che ci metteva a lavorare tutti quanti con Lino Pace. Ancora non è successo. E non è successo niente. Ma tra di voi nel corso dei mesi a protestare c'era anche Lino Pace? Sì.
Perché non c'è più adesso? Perché ha detto che lui ci poteva mettere a posto solo individualmente. Eccoci qua dove ci troviamo, sotto il comune. Cioè. Papà c'ha una cooperativa con la quale lavora, una posizione diversa rispetto alla vostra. Cooperativa, ditta, società, quello che vogliono lui ha, basta che parlano. Chi sono le due persone che hanno trovato lavoro nel frattempo? Dovranno ritornare a lavorare Salvatore Pace e Maurizio Petronzo, dove stavano con Furlan, con la cosa che fa, appartiene sempre alla Cofili. E loro non vi hanno detto per quale motivo per voi non c'è stato alcun tipo di interessamento? A me mi è stato detto che io sono una persona nuova, c'hanno problemi. Di che tipo? Non lo so. Hai fatto la campagna elettorale, ti hanno promesso lavoro in cambio del voto? Sono una persona nuova e io penso che le persone nuove non hanno più diritto di andare a lavorare, ma devono andare a rubare. Ma voi pensate che l'accusa di voto di scambio per il sindaco quindi a questo punto sia reale, concreta nella vicenda Impero Romano? Secondo me sì. Ovviamente non spetta a noi dirlo, però ve lo chiedo perché comunque avete parlato di una cosa simile. Sì, perché Maurizio Dallerini si presentò a chiedere i voti. Fece la stessa cosa con voi. Maurizio Dallerini venne a chiedere i voti e faceva la campagna elettorale per Sandro Bartolomeo. Quindi voi oggi cosa chiedete? Cioè che cosa farete adesso, questa mattina? Niente, noi da qui non ci spostiamo fin quando ci firmano il contratto, scendono giù col contratto firmato e ci mettono a lavorare, dice tu domani devi scendere a lavorare perché io non ci monto più niente. Che tipo di difficoltà avete? Non possiamo, con famiglie, non possiamo mangiare, niente. Ma affitto. Casa, io sto luce, senza, acqua, io. Io con una bambina piccola sono senza fissa dimora, vado a dormire una volta una parte, una volta un'altra, senza lavoro io, senza mia moglie senza lavoro e siamo in mezzo a una strada perché io c'ho Via delle Stelle sopra al certificato anagrafico. È la stessa cosa anche per me, siamo tutti qua con la situazione che siamo padri di famiglia, abbiamo la situazione dei nostri sindaco lo sa molto bene, che sono anni, ci ha fatto promesse pure per questioni abitative e case popolari che non ha mantenuto le promesse, dopo 3-4 mesi sono passati già 2-3 anni, mi hanno messo dei posti che non hanno neanche pagato l'affitto, hanno avuto il coraggio pure di dirlo ai proprietari, buttali fuori, che sono state parole che ho detto al sindaco, che il sindaco mi ha detto chi è stato questo delinquente che ha gente che lavora per lui nel comune, non sono le persone che ci mette. Adesso sono la situazione che ho due bambini divisi e io non lavoro, mia moglie non lavora. Quanti anni hai? Io, 46. L'hai votato il sindaco? Io l'ho votato, ma non l'ho votato per nessun voto di scambio, l'ho votato perché lo tenevo una persona che era l'opportunità di fare il sindaco. Lo rivoteresti? No. La sincera verità no, perché non è in grado di fare il sindaco, questo è il motivo. Certe volte ha detto era pure stanco di fare il sindaco, è stanco allora va a fare, o fa il dottore o fa il sindaco, non può fare tante cose messe insieme. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, oltre la promessa che aveva fatto che ci sistemava con Lino Pace, mi era stata fatta la promessa pure con Stefano Barretta, tant'è vero mi ha mandato un mese a lavorare, che Stefano è andato a fare le foto delle aree dove si devono tagliare, il preventivo, tutto questo, e questa promessa non è stata mantenuta. In un mese che ho fatto di lavoro con Stefano Barretto sono stato licenziato 3 volte. E a me mi disse, adesso ho sistemato Nando, poi ti sistemo anche a te Giulio. Pure da me è passato in officina. Sto ancora aspettando però. Gli ho detto Sandro, ho problemi con l'officina che la sto chiudendo. Ho chiuso l'officina, ha detto non ti preoccupare, dammi il voto, poi ci penso io a te. Ho portato il curriculum al comune, l'ho dato al vice sindaco. Ma niente, amore. Ancora niente. Quindi ti ha promesso un lavoro in cambio di un voto? Sì, è passato lui in officina da me. Ma addirittura, quando è salito che ha vinto le votazioni? Mi chiese se mia moglie stava lavorando, gli ho detto di no. Mi ha detto di portare immediatamente alle 11:30 di mattina il curriculum di mia moglie che alle 2 del pomeriggio la metteva a lavorare. Mia moglie sta ancora a casa che aspetta il lavoro. E perché ha detto così? Ha fatto una promessa a giro, così a stretto giro, poi non l'ha mantenuta? Non lo so questo. Voi quando l'avete visto l'ultima volta? Due settimane fa, che adesso non ci riceve manco più dentro la stanza sua, ma ci parla tramite il corridoio. Mentre cammina ci parla e ci ha detto che qua non ci vuole più vedere e che quando sarà pronto sarà lui a chiamarci. Noi non possiamo più aspettare, sono anni e anni che aspettiamo. Questo è quello che va detto due settimane fa. Sì. Io invece da 96
che lavoro qua al comune non sono stato mai preso seriamente, cioè lavori così saltuariamente, un mese, l'anno. È da 96 che sei sempre con un graduato, bravo, bravo, e ti metterò a posto. Mi sono fatto vecchio, eccomi qua. Quanti anni hai? 54. Hai una famiglia? Sì, ho dei genitori anziani. In più salvo degli animali in mezzo alla strada, volontariato. Chiamano volontariato. E niente, dei genitori anziani che dopo 2 settimane non c'hanno più da mangiare perché pago 500 euro d'affitto e ho lavorato sempre seriamente. Sono andato a raccogliere la munnezza dove i spazzini non vogliono andare, però non vengo mai. Anche a te ti è stato promesso nel corso del tempo. Varie sistemazioni. Quella porta l'ho fatta io, l'ho verniciata io, altre porte, ho verniciato la villa, però alla fin fine non è successo niente. No, no, perché in pratica io sono un cittadino comune, non ho influenze per intrufolarmi come fanno tanti altri. Non sono un raccomandato, ecco qua. Perciò la vita mia è una tragedia. Perché ci sono i raccomandati a farmi? Certo, tutti quelli che ci lavorano sono raccomandati. Non si spiegherebbe altrimenti, perché io ho lavorato seriamente, sono stato onesto in tutte le cose, oppure messo qualche ora in più proprio per farmi. Però niente, niente, Bartolomeo